Fratelli Rossoneri, amici di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Mi mettete proprio i video lì. Questo qua è un assist proprio, palla in profondità, Restelli entra dentro. Prima di iniziare la live, mi sono pure sentito col training, che saluto mio Emanuelone, che mi ha detto: ma l'hai visto cos'è che è successo? Poi sono entrato in live comunque, anche io l'avevo visto, ho letto quello che avete letto voi. E che praticamente Mino Raiola fosse scomparso, morto. Durante poi la live, mi succedono sempre tutti i colori quando faccio live con l'ora lì, fra infortuni del Milan e poi adesso queste cose qua, cioè alle 14 forse è meglio che la live, cioè, la devo sempre fare perché c'ho sempre qualcosa in diretta da comunicare, perché le ore 14 sono notizie devastanti ogni volta, soprattutto per i nostri infortuni, perché di Raiola sinceramente, scusatemi, piango per i morti in Ucraina, per la guerra, a me Raiola non mi è simpatico, io non sono una persona ipocrita, a me che vive o muore, sinceramente, non me ne frega un cazzo. Vi dico la verità, mi dispiace, c'ha figli o non c'ha figli, anche in Ucraina, anche in Moldavia, che adesso stanno vedendo la Moldavia, c'ho mezza famiglia là, e cioè, sono a rischio dei familiari, per loro piango, per una persona così, un biscico così, un ciccione di merda così, sinceramente non me ne frega un cazzo. Però, c'è da dire anche un'altra cosa, che se io fossi in Raiola, questi giornalisti che hanno messo le notizie che mi davano per morto, li denuncio tutti. Vedete la scarsità, la pochezza dei giornalisti, comunque sia italiani, la pochezza di questi giornalisti, e vi faccio anche degli esempi. Un esempio su tutti, quando adesso c'è stata questa pandemia, che da quando da 2 mesi è iniziata la guerra, casualmente non ne parlano più. Perché non ne parlano più? Lo dico io, perché i giornalisti hanno qualcosa di molto più grosso di cui parlare. C'è una guerra in corso, c'è una guerra che comunque si attocca tutti quanti, come minimo minimo a livello di portafoglio. Come minimo minimo a livello di portafoglio ci tocca a tutti quanti. Ci tocca il cuore, perché vedere persone innocenti che muoiono ti tocca veramente il cuore. Almeno a me personalmente sì, soprattutto quando si tratta di donne e bambini. Ci hanno fatto una testa così con queste mascherine, con sto COVID. È iniziata la guerra e a un certo punto non ne parlano più. È finito tutto, casualmente. Poi adesso, quando va a finire la guerra, a ottobre torneranno a romperci i coglioni. Ma quando dico, e questa cosa qua me ne vanto, perché anche quelli del bar me l'hanno riconosciuto, soprattutto le persone anziane, che adesso la mascherina non la mettono neanche più, mi hanno detto: Ale, c'avevi ragione comunque, è stata una cosa, c'è stato tutto rispetto per i morti, il Covid c'è stato, ragazzi, c'è ancora, per l'amor di Dio, perché chi è che dice che il Covid non c'è è un cretino, un deficiente. Però come c'è stato il Covid, c'è stata anche la scarlatina, il morbillo, la varicella, gli orecchioni, che ho fatto tutte, che ha fatto molti anche più morti magari, però i giornalisti ne parlavano molto di meno, facevano molta meno propaganda, diciamo, negativa per terrorizzare la gente, sti pezzi di merda. Quando cantiamo giornalista terrorista, ci abbiamo ragione, perché il giornalista è terrorista. Il giornalista di oggi sono persone che veramente sono veramente poco ma poco competenti, secondo me. Molti sono veramente, per avere comunque sia una trafila di pezzo di giornale, venderebbero anche la propria mamma. E questo qua oggi ne è un caso. Dalla morte di una persona, per quanto mi possa stare sul cazzo, comunque sia, che comunque sta lottando per la vita e la morte, ok? E sto parlando di una persona, non di Mino Raiola, di una persona, di un essere umano comunque. Darlo per morto, che poi invece non è morto, questa qua si chiama falsa informazione. E sono sempre i siti su Google ormai, che sono sempre più pieni di stronzate. Io per dire, se fossi nel panzone, io comunque li denuncerei, perché comunque non è una cosa giusta comunque che si faccia. Che poi uno può godere o non godere della simpatia, della presenza ancora di qualcuno sulla faccia della terra, questo qua è un altro discorso. Io sto parlando di giornalismo italiano, attenzione, non sto parlando che di Raiola, che spero che si salvi, non spero che si salvi perché sarei ipocrita. Comunque, tralasciando questo argomento qua, ragazzi, guardate meno possibile la televisione, la televisione non guardatela più, fate come faccio io. Io sono andato avanti per la mia vita, tranquillamente, col bar andato avanti tranquillamente così. Non mi sono fatto condizionare dalle stronzate che dicevano. Qua, grazie a Dio, non è morto nessuno. Penso che veramente quello che ci hanno fatto i giornalisti sia una roba veramente imbarazzante. Il terrorismo che mettono sempre sia una cosa da denunciare veramente, da ufficio inchiesta, veramente, perché sono veramente giornalisti imbarazzanti quelli che sono adesso, ma per qualsiasi cosa, non soltanto a livello sportivo, per qualsiasi tipo di attualità, di informazione, di cose, eh. Fatemi
fanno veramente cagare e l'episodio di oggi, per dire, lo sottolinea. Indi per cui non sono qua né per fare gli auguri a Raiola, che non me ne frega un cazzo, ma per parlare di un argomento comunque sia importante. Il giornalismo italiano fa cagare. Punto e basta, che sia calcistico o extra calcistico. Con questo, ragazzi, vi saluto. Grazie a tutti per la bellissima live, più di 300 like, addirittura in live, sono stato veramente molto felice, anche perché appena c'era un argomento piccante, tutti comunque sia veniteli a curiosare. E che altro dire, ragazzi? Niente. Ho perso 20 iscritti perché semplicemente, e non me ne frega un cazzo, ho detto quello che pensavo, perché non sono una persona ipocrita, ma sinceramente, volete andare via dal canale? Andate via. Tanto guardate, Donato Inglese ha detto una cosa giusta. Ha detto, non c'entra far finta di avere 100.000 iscritti che non ne aveva Donato, ma c'entra gli iscritti che ti seguono, quelli che veramente ti appoggiano, i numeri, che Rassa c'ha 30 e qualcosa mila iscritti. Può guadagnare molto meno magari di un Tringa che ne ha 7.000, o di un altro che ne ha 4.000. Quindi il numero degli iscritti, ragazzi, non pensate che più c'è iscritti più guadagni, perché è una stronzata paurosa. Quindi, sinceramente, chi vuole rimanere qua, chi vuole vedere comunque una persona che dice le cose come secondo lui stanno, rimanete qua. Se no, ragazzi, tranquilli, liberi pure di andare, non c'è nessun problema. Sono tanti blogger che sono più bravi di me, non c'è nessun problema. Detto questo, un bacio, sto godendo come un riccio, ma non per la notizia della live di prima, ma per la partita di ieri, che comunque ci vede primi. Concentrati, attenti. E prepariamoci in un'estate, se abbiamo la testa, favolosa. Un bacio, ragazzi, ciao a tutti.